Stamattina Emmaus, forse siamo usciti dalla comunità, tanti sono usciti materialmente, altri sono usciti così psicologicamente e camminano lontani dagli altri, in campagna verso Emmaus per pigliare aria, per svagarsi dalle delusioni patite, delusioni di Gesù che aveva promesso di restaurare il regno, delusioni degli altri che si erano lasciati ingannare, avevano ingannato, e camminavano questi due discepoli, mogi, fuori dalla comunità, fuori di Gerusalemme verso Emmaus. I loro occhi erano appesantiti, il loro volto era mesto, il loro capo era volto all'ingiù, camminavano sotto l'aspetto di un viandante. Che discorsi fate? Perché siete così tristi, stravolti in viso, come tu solo sei straniero? Tutto quello che è successo a Gerusalemme in questi giorni. E che cosa è successo? Come? Non sei di Gerusalemme, non sei di questi paraggi? Gesù di Nazareth, speravamo, aspettavamo che fosse lui a restaurare il regno di Israele. Pensavamo che noi dovessimo andare con lui alla conquista del regno, sedere accanto a lui nella gioia e nel trionfo, e invece l'hanno ammazzato, e tutto è finito. Ormai sono 3 giorni, noi speravamo, ma le nostre speranze sono deluse. Sì, sono venute alcune donne a narrarci visione, ma noi non speriamo più. E allora tu, Signore, cominciasti a parlare di te, tutto quello che era scritto di te riguarda la tua passione, morte, risurrezione, di tutti i tuoi pentimenti, cominciando da Mosè fino ai profeti. Quante cose diceste che forse noi ignoriamo, perché ignoriamo le scritture. E poi, dopo un lungo cammino, fingesse di andare oltre. E siccome il cuore loro ardeva per la tua presenza, senza che se ne accorgessero che eri tu, ti costrinsero a restare. E poi ecco, alla tristezza succede la gioia, l'esplosione della gioia, proprio nello spezzare del pane, di riconoscere che eri tu. La stanchezza era sparita, la letizia aveva messo gli ali ai loro piedi, tornarono a Gerusalemme e lì tanta festa. Anche quelli della comunità avevano visto te,
ed ero nella gioia, abbiamo visto il Signore. Signore, ti chiediamo questa sera di allietarci tutti e fa che tutti ritorniamo a Gerusalemme, al Cenacolo, per godere insieme della tua presenza, scambiarci le visioni che tu ci dai di te, le parole che tu ci dici lungo il cammino, quando arde il nostro cuore e non sa rendersi conto perché arde, ma arde perché ci sei tu, perché le tue parole sono fuoco rovente. Signore, questa sera ti chiediamo di gioire tutti, di gioire insieme, e ti chiediamo di vederti questa sera, di vedere ancora le tue piaghe, di vedere il tuo volto raggiante, di vedere il tuo costato aperto e di dirti con Tommaso: Signor mio, Dio mio. Ti chiediamo, Signore, di comunicarci la gioia gli uni gli altri, di dimenticare le nostre stanchezze. Così avvinti da un'unica realtà nuova, dalla novità della tua resurrezione, comunicaci, Signore, questa sera la gioia di averti incontrato sulla strada di Emmaus, di averti visto nel Cenacolo, di averti visto al sepolcro, ossia di essere entrati in contatto con te, perché è il contatto con te che ci dà la gioia. Signore, guarda la nostra debolezza, la semplice fede non ci dà tutte quelle forze nel cammino che dovrebbe pur darci. Abbiamo bisogno di tanto in tanto delle esperienze di te. Dacci quantomeno, Signore, che il nostro cuore arda alla tua parola come ardevi il cuore di quei due che andavano per la via di Emmaus quando ti sentivano parlare. Infiammi il nostro cuore e dà luce ai nostri occhi, perché noi ti vediamo, perché noi gioiamo tra di noi per te che sei risorto, che sei il Signore in mezzo a noi. Non ci resta altra gioia che te, o Signore. Tutte le altre gioie adesso non ci toccano più, tutte le evasioni non arrivano a liberarci dalla cappa, dalla tristezza in cui noi ci troviamo. Soltanto tu, la visione di te e questa comune letizia ci può trarre fuori dalle nostre solitudini e farci sentire un cuor solo, un'anima sola con te. Lode e gloria a te, Signore. Spirito del Dio vivente.
Aroi tu, Iori e Lomi, Allara Luie. Iari ni mia no che sciana chia tosti di tustolo. Na chi mi da rima garantisce ia la nosce lu. Cara dimentica e me stenga a nasciure no. Ni arudi ni mana iori e nama. Iore nuvani aruna namia e il varano iu. Shurini muna nura na yankeru la yoranu shi Shimarwa na yoryanoro Ananai manayana inu kimidiana yure Tushamagarati sironta luarene Niaranu astore nunama Stringetevi gli uni gli altri e restate uniti. La mia gioia è quando vi vede tutti uniti, una comunità intera attorno a me, attorno al vostro Dio e Signore. Per questo vi ho dato il mio spirito, perché vi riunisca e diventiate un cuor solo e un'anima sola. Yashurini, Yashurini, Maye Mariana, Yu. Unisci, Signore, manda ancora il tuo spirito su di noi. Soffia, spirito di Dio, soffia dei quattro venti. Richiama gli assenti, richiama i perduti. Richiama quelli che stanno per via, richiama gli smariti e di loro io sono il risorto. Iori muania no iori enaiu. C'è una parola di Atti 2, 42, 47. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Tutti erano diventati credenti, quelli che avevano ascoltato te e stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Ogni giorno tutti frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Signore, è la prima comunità che si trova attorno al risorto, perché lo spirito del risorto è sceso tra di loro, è il prodotto della tua resurrezione e della tua Pentecoste, l'unione dei cuori, la comunità. Tutti erano assidui. Signore, in noi manca l'assiduità. Erano tutti nella gioia. Tutti mangiavano insieme. Tutti andavano nel tempio a pregare insieme. E nessuno degli estranei osava unirsi a loro. Erano una comunità a parte, la comunità nuova, quella creata dallo Spirito attorno al risorto. Signore, ti chiediamo di ripristinare questi connotati
nella nostra comunità. Ti chiediamo, Signore, l'assiduità di tutti quelli che appartengono a questa comunità, l'assiduità alla frequenza dell'insegnamento degli Apostoli, nello spezzamento del pane, nella preghiera, nel servizio vicendevole. Fa che tutti sentiamo la gioia di stare insieme e di stare separati dagli altri per formare unità tra di noi. Ti chiediamo, Signore, di pregare insieme nel Tempio, pregare insieme, camminare insieme, stare insieme. Questa è la prima comunità attorno al risorto, creata dallo Spirito del risorto. Questo è il primo corpo, la prima cellula del grande corpo della Chiesa. Nell'unità c'è la forza, c'è la vita. O Gesù risorto, e questa è la preghiera che questa sera ti facciamo, perché la mestizia è nostra, e quando ci vediamo divisi, quando vediamo che i nostri fratelli sono assenti per un motivo o per un altro, quando ognuno va per conto proprio al Tempio a pregare, Signore, stare insieme, gioire insieme, pregare insieme, nei momenti che Tu hai stabilito, Signore, fa che questo bisogno di essere aggregati, di essere uniti gli uni agli altri, lo sentiamo vivo, perché Tu sei il risorto e Tu comparisci proprio nel momento in cui la comunità è insieme. Si comparisci isolatamente, però la gioia piena e l'indirizzo che Tu dai è di ritornare al cenacolo e di avvertire i fratelli. Signore, Ti chiediamo che questa comunità torni ad essere una comunità unita, una comunità dove tutti trovino la gioia di stare insieme, di pregare insieme, di camminare insieme. Signore, Ti chiediamo questo, perché la più grande mestizia è vedere che tanti non sentono più la gioia di stare insieme e cercano le vie di Emmaus o altre vie. Signore, fa ritornare quelle di Emmaus. Manifestati a loro, Signore, e metti nel cuore il desiderio di tornare alla comunità, alla Tua comunità. Signore, Ti chiediamo questa unione dei cuori, questo superamento di tutte le difficoltà, perché Tu sei il risorto. Fa che noi in Te troviamo l'unità, manda di nuovo il Tuo Spirito in mezzo a noi, soffia ancora il Tuo Spirito, e come gli Apostoli nel primo giorno della Tua resurrezione dicesti: pace a voi, così, o Signore, comparisci in mezzo a noi, mostra le Tue piaghe, mostra il Tuo costato, da cui scende ancora sangue e acqua, e di rimettetevi i peccati gli uni gli altri e tornate ad essere in pace tra di voi. Io sono il risorto. Alleluia. Padre. Figlio dell'uomo, ai tuoi fratelli hai deportati con te, a tutta la casa di Israele, gli abitanti di Gerusalemme vanno dicendo: voi andate pure lontano dal Signore, a noi è stata data in possesso questa terra. Di loro dunque, dice il Signore Dio, se li ho mandati lontano fra le genti, se li ho dispersi in terre straniere, sarò per loro un santuario per poco tempo,
nelle terre dove hanno emigrato. Riverisci loro, così dice il Signore Dio, vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi, e a voi darò il paese di Israele. Grazie, Signore, perché tu prometti che nei luoghi dove sono stati dispersi tu sarai santuario per loro, ma li richiamerai nella terra di Israele, perché questa è la loro patria. Signore, sii santuario per tutti i dispersi. Signore, per il tempo in cui resteranno dispersi, Signore, sii il loro protettore, mettili sotto le tue ali, ma chiamali mediante il tuo spirito, raccoglili, perché tutti ritornano alla terra di Israele. Lode e gloria a te, Signore. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. All'udire queste cose, essi si irritarono e volevano metterli a morte. Fin dove? Signore, tu ci chiami ad essere testimoni della tua resurrezione. Dovunque noi andiamo, con la vita e con la parola, dobbiamo testimoniarti come ti testimoniarono gli apostoli, messi così in prigione, perseguitati, essi non cessarono di gridare che tu sei il risorto e che non c'è altre in cui si può trovare salvezza se non tuo, Signore. Tu sei il Signore, tu sei il Salvatore, tu sei la salvezza di tutti. Fa, oh Signore, in questo tempo di dispersione, che tutti gridiamo ai nostri fratelli dispersi, ai nostri fratelli non credenti, che soltanto in Gesù c'è la salvezza, che soltanto Lui è il risorto. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Accendi, Signore, i nostri cuori, avvampa il nostro spirito. Tu ti sei manifestato, e come dice un antichissimo inno cristologico, egli si manifestò nella carne, fu giustificato nello spirito, apparve agli angeli, fu annunciato ai pagani, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Signore, il compendio del mistero cristiano. I primi cristiani cantavano così a Cristo Signore, al trionfatore della morte, a colui che ha ridato al mondo la vita. O Gesù, trionfatore della morte, annunziatore della vita, o Gesù il risorto, o Gesù il vivente, noi risuscitato dai morti, inneggiamo a te, ci stringiamo a te, cantiamo vittoria, cantiamo la tua vittoria che è la nostra vittoria. O Gesù, questa sera vogliamo cantare a te, infondi nei nostri cuori la gioia. Fa che annunziamo a tutti che tu sei il Signore, l'unico Signore. Fa che viviamo, Signore, di te. E alziamo il vessillo della nostra gioia. Diciamo a tutti, gioite perché il Signore è qui in mezzo a noi. Fa, oh Signore, che gli uomini, vedendoci, ci prendano per il mantello, per il lembo del mantello, e dicono: vogliamo venire con te, perché abbiamo conosciuto che con te c'è il Signore. O Signore Gesù, fa che la nostra gioia sia contagiosa, fa che tutti noi possiamo annunziare te agli uomini e gli uomini credano che tu sei il Signore, l'unico Signore. Alleluia.